Presidente della Camera di Commercio, abbiamo ritenuto molto... Sì, al centro del confronto di tutti i firmatari del patto per il lavoro e lo sviluppo ci sarà questo 2023, un anno che può rappresentare un anno di svolta dopo il Covid per due motivi. Primo, perché cominciamo con le gare e l'affidamento dei lavori del PNRR. Questo significa sull'area metropolitana un impatto che può arrivare a oltre un miliardo e mezzo di euro di opere pubbliche. Il secondo dato è che la congiuntura economica per la nostra area metropolitana è una congiuntura favorevole. È anche una congiuntura che ci presenta un problema. La domanda e l'offerta nel mondo del lavoro non si trovano. Ogni due offerte di lavoro solo una trova una risposta. Il compito di questo gruppo di imprese, rappresentanti di sindacati, istituzioni che ha firmato il patto è quello proprio di indagare a fondo le ragioni per cui c'è un'offerta di lavoro ma non si riesce a trovare molti profili professionali e quindi i dati della disoccupazione rimangono sostenuti quando invece potrebbe essere fortemente ridotta. Con una prima previsione di crescita del 2%. Le motivazioni possono essere diverse, dalla tipologia dei salari, a volte troppo bassi, non adeguati, ma anche dalle competenze, da un sistema di formazione professionale non ancora sufficientemente adeguato a dare delle risposte al mondo delle imprese che stanno mutando rapidamente il loro fabbisogno di tipologie di risorse umane. Noi siamo qui proprio per discutere di questo, cioè di come poter interloquire con il governo presentando delle proposte. Cioè, con tutto il rispetto, il governo non può limitarsi a dire se entro 15 giorni i comuni e non chiudono i progetti del PNRR e li commissariamo. Insomma, mi sa tanto, come dire, di pretesto per commissariare politicamente i sindaci italiani, mentre invece il governo dovrebbe darci una mano a capire come possiamo avvicinare di più la domanda e l'offerta. Oggi sicuramente studieremo delle proposte da avanzare ai ministri competenti.